Ok, dovremmo esserci. E io direi di partire dal primo concetto che in realtà si lega anche al secondo, cioè sfiga e doc si legano molto. Fai box? Ah no, no, l'ho preso perché molte volte io mi arrabbio e non riesco a gestire la rabbia diversamente. Aspetta, bella però dai, la chat così è bellina. È bellina, è oggettivamente bellina. Cioè, non possiamo negare che sia oggettivamente bellina. Se parlo di sfiga e doc, eccetera, perché c'ho... Oltre all'esperienza personale, è anche recente. Hai anche il sacco da box. Ma perché? Tu cosa hai visto, scusa? Ma non è un sacco, praticamente è un bracciolo del divano, di fatto, di un divano nuovo, perché dentro c'è un pezzo di metallo. Quindi senza guanti, io una volta ho provato senza guanti, ero arrabbiato, non ho fatto in tempo a mettermi i guanti. Sono stato 1 mese con la fasciatura. E qual è il punto? Che io sono molto combattuto tra sfighe e doc. Cioè, ho una predisposizione naturale verso le sfighe, e quindi col doc cerco in qualche modo di giocarmelo a mio favore. E quindi, quando tu non vuoi che ti vada male, dici andrà male, no? Cioè, di solito funziona così. Per me funziona così da anni. C'è un problema, però, che si dice anche che tu, se ti dici andrà male, se pensi negativo, no? Sei pessimista e tutto. Ti stai chiamando la sfiga, te la stai mandando. Allora capite che queste due cose cozzano. Perché da una parte c'è il doc che ti dice devi dire che andrà male perché così ti andrà bene. Dall'altra c'è allora vedi che te la cerchi, te la chiami. Quindi come fai a gestire le due cose? Allora cosa succede? Che portato all'estremo non le gestisci e semplicemente tendenzialmente il doc vince, cioè continui a dirlo lo stesso. Poi ti va male. E ti senti pure un coglione perché te la sei chiamata da solo. Tutto così, alla fine cosa è successo? Che io, immaginando la negatività, ho previsto più o meno la domanda. Io l'avevo appena letta quella cosa lì e l'ho detta giusta. Se non che il dio della sfiga ha detto, cazzo, mi ha fregato. Mi ha fregato. Io non posso immaginare diversamente. C'è un dio della sfiga che mi perseguita, che a un certo punto ha visto che l'ho fregato, che la sapevo. E allora ha pensato bene di istigare il presidente della commissione, quindi non uno qualunque, il presidente, a chiedere altre cose. Il penultimo che ho perso, c'era solo una domanda, una sola domanda, perché la seconda era di ragionamento, in qualche modo ci arrivavi. L'unica domanda era sull'unica cosa che non avevo più visto negli ultimi 3 mesi. E non perché avessi scelto di non vederla, ma perché mi fossi dimenticato della sua esistenza. E il bello è che io era 1 mese che ho detto... Mi capiterà l'unica domanda che non so, l'unica cosa che non so. Ed è successo. Sono andato anche a Roma, Milano, ho fatto il tournée. The Loser Tour, cioè vai a perdere in giro per l'Italia. Adesso qua, quando arrivi all'orale, è un po' come arrivare in finale. Però la finale è contro il Real Madrid, sempre. No, questo era l'Atletico Madrid, che ti fotte, tu pensi di essere più forte, ti fotte alla fine. Questi doc alla fine funzionano veramente. Non sempre. Sarebbe folle se... Però no, non la metà, cioè più della metà. Per chi viene dal primo canale, se ha visto il penultimo video, parlavo di quello. Praticamente io ho depennato 4 nomi su 5 di gente che non si faceva più sentire da mesi, ok? Il giorno dopo, 2 giorni dopo, li ho depennati dalla lista dei progetti, cioè li ho depennati dalla lista di cose da fare, cioè devo portare avanti i progetti che ho iniziato con queste persone qua, ok? Cosa è successo? Che li ho depennati, quindi ho detto depennarli significava tanto questi ormai sono spariti, no? In modo ufficiale non ci penso più. Depennati, 1/2 giorni dopo, tutti e quattro si sono fatti risentire. Allora, ne ho depennati 5, mi sembra. 4 su 5 si sono fatti risentire. Qual è il punto? Che a me davvero interessava l'unico nome che non si è fatto sentire. Degli altri, più o meno, sì, cioè volevo finire le cose, però non è che fossi così tanto preso, no? E quindi poi ragioni e dici: quindi il doc funziona, cioè non funziona laddove mi interessa davvero. Ma a quel punto, se tu pensi pure che se ti interessa davvero, cioè il doc a quel punto non si basa più sul rituale, ma si basa sulla tua volontà, cioè sul tuo desiderio. Quindi, se tu vuoi veramente una cosa, qualunque rituale farai non succederà mai perché tu la vuoi davvero. Se la vuoi un pochettino così, magari funziona. Se la vuoi davvero, no.
Come anche se tu non vuoi davvero che succeda una cosa, se anche applichi tutti i rituali che sono autolesionistici in quel caso, perché devi togliere per avere. Cioè il doc per, a proprio vantaggio funziona così. Tu devi togliere qualcosa a te, quindi fai dei rituali che ti svantaggiano, che ti tolgono qualcosa, ti fanno anche soffrire. Per cosa? Per poi avere una gioia che è quella che stai cercando. Allora, anche in quel caso, se tu quella cosa lì, cioè non vuoi che vada male, ok? Quindi autolesionistici per poi avere la salvezza, diciamo così. Cosa succede? Che però non si realizza lo stesso perché tu quella cosa lì non la vuoi veramente, non vuoi che succeda. Allora, a quel punto, se inizi a fare questo ragionamento qua, in teoria non credi più ai doc, quindi sei salvo e finisce lì. Qual è il problema? Che tra il dire e il fare, però qui mi capisce solo chi ce li ha. Quindi se c'è qualcuno tra di voi che non sa neanche di cosa stia parlando, non faccia commenti classici, stupidi, tipo ma sei coglione, ma sei folle, perché non potete capirli. Sfida un doc in live. Infatti, volentieri, non mi viene in mente niente. Tra l'altro questa settimana non mi sono venuti in mente doc da fare. Tutto sommato è un vantaggio. Oppure metti qualcosa in disordine apposta. No, vabbè, quello del doc geometrico penso che ormai sia debellato. Quello è passato. Cioè ormai mi rimane solo il doc scaramantico e poi i pensieri intrusivi, che sono una bestia allucinante. I pensieri intrusivi mi danno fastidio, perché... Allora, voi immaginate, per farvi capire cos'è il pensiero intrusivo, visto che voi capite solo questo probabilmente, voi li fate i pensieri sconci, no? Immaginate persone che fanno cose, voi che fate cose con persone, ecco. Allora, e magari con una persona che vi sta davanti, cioè quindi ci state parlando, intanto immaginate cose. Allora, pensate a questa violenza di immagini con... le immagini di aggressioni subite. Quindi io sono sul tram, sul treno, e immagino di subire un furto, un'aggressione, eccetera, e mi immagino tutto come reagirei in continuazione. Ma questa cosa qua, tutti i giorni, tutto il giorno. Hai mai bullizzato? Cioè io se ho bullizzato, no, mai. Allora, io all'elementare, nel dopo scuola picchiavo tutti, però non ho mai bullizzato. Praticamente il dopo scuola ci picchiavamo, però io picchiavo solo se ce n'era motivo. E in particolare facevo una mossa che, se riuscissi a farla ancora adesso, non so se riesco a farla, butto giù tutti. Cioè, ma proprio matematico. Infatti c'era uno che ha detto, prova a rifarmela. Cioè, lui lo sapeva che gliel'avrei fatta in quel modo, quindi ha provato a opporsi sapendo già la mossa e non è riuscito. Cioè, l'ho fatto cadere anche se si è provato ad aggrapparsi. Mi ricordo questa scena. Poi c'era uno che falciava calcio, falciava tutti, e quindi a un certo punto faceva proprio dei falli, e lì non è che c'erano i falli. A un certo punto l'ho preso e ho detto, hai rotto il cazzo, basta così. L'ho sbattuto per te. Così, solo se sono meritato. Poi una volta, tipo, vado a bere, bevo così, sotto il rubinetto, arriva uno, mi spinge la testa contro il rubinetto. L'ho inseguito. Mentre correvo sono riuscito a prenderlo così, io me la ricordo ancora sta scena, e ho detto, come lo fermo? Perché questo sta continuando a correre. Scivolata. Gli ho fatto una scivolata tipo un tackle da dietro, di quelli pesanti. L'ho fatto cadere, poi ci siamo tenuti la faccia così, è venuta la maestra a separarci di forza. La tecnica... Ah! Dai, ve la spiego. Allora... Penso di aver reso l'idea. Hai mai vinto un campionato del mondo di Formula 1 nei primi anni 2000? Se sì, com'era? Guarda, ci ho provato tanto. In realtà manco con la Ferrari ce l'ho fatta. Cioè avevo F1 Career Mod, quella roba lì che va dal 98-99 al 2002 sull'Xbox. E mi ricordo che giocavo anche abbastanza bene, guidavo bene, però niente, non ce l'ho fatta. E neanche su F1 2006. Era un po' più facile, secondo me, comunque, di quelli di adesso, dico. Purtroppo, ed ero fortissimo su Monte Carlo, che non avresti mai detto. Cioè, a Monte Carlo avevo imparato a frenare bene, quindi io facevo tutta la pista, tipo allegro chirurgo, e la facevo benissimo. Cioè, avevo imparato a frenare bene... L'unica cosa è che andava un po' di prepotenza all'inizio per essere davanti, e poi il resto andava.
e se qualcuno voleva passare metteva così. Quindi non passavano. Quindi tutto ok, andremmo al terzo punto. Dicevo, c'è un articolo che è uscito, che è questa qua: donna single cerca marito. Certo, se scrivo così, infatti lo sapevo. Trovatemi l'annuncio. Cioè, trovatemi, non l'annuncio, l'articolo. Mi collegavo ai requisiti estetici perché? Perché questa qui, anche scritto, deve essere alto almeno 1,80. Che è un requisito che ormai stanno dando tutte. Anche su Tinder, queste applicazioni qua. Ha specificato che l'uomo dovrà avere tra i 27 e i 40 anni un'altezza di almeno 1,80 m. Inoltre deve avere uno spirito intraprendente. Essere simpatico, bravo negli sport, amare i bambini e gli animali, insomma, il classico uomo perfetto. E vabbè, io mi focalizzerei sui requisiti. Non puoi aspettarti che siano rispettati tutti, cioè magari ti dico che abbia almeno più della metà di questi requisiti. E va bene, ci può stare. Ma tutta sta roba, pure bravo negli sport proprio. Cioè, quindi se è una pippa, c'ha tutto, no? Simpatico, ama i bambini, però è una pippa a giocare. Allora non va bene. Ma io questi requisiti li vedo da gente di 1,60. Cioè, le tipe di 1,60 che dicono voglio che sia 1,90. Ma come lo baci? Ma che cazzo devi prendere la scaletta tutte le volte? Tra quelli scaramantici il più brutto, secondo me, è quello che ti succede una bella cosa e non puoi dirla a nessuno. Perché se la dici, si annulla. Tu dici, hai suonato con Slash negli anni 90? Se sì, com'era? Allora, non negli anni 90. Perché era ancora molto impegnato. Ci ho suonato un po' più tardi. Com'era? Secondo me, l'ho detto, cioè, per me è il mio idolo indiscusso. Ancora oggi sembra come quando l'ho conosciuto la prima volta. Ed è sempre lui. Cioè, la cosa pazzesca è che è iconico, perché è sempre lui. È semplicemente più invecchiato. Ma non è che ha cambiato look o cosa. È sempre lui. Quindi io lo stimo già solo per questo. Poi il suo stile, cioè il mio stile è molto vicino al suo, anche perché avendoci suonato nei primi 2000, quindi non negli anni 90 perché era ancora con i Guns, poi ha fatto con i Velvet, queste robe qua. Dopo c'è stato un momento di più calma. Tra l'altro siamo andati a vedere un concerto dei Guns con la nuova formazione e stavamo lì a lanciare bicchieri contro Axl. Axl si incazzava però non riusciva a capire da dove arrivavano. Perché poi sai qual è il problema? Che io non so perché ad un certo punto mi compaiono e io guardo solo il post, lo guardo, probabilmente riescono a capire che io sto guardando il post, e da quel momento sono fregato. Cioè non è che metto like, lascio commenti, faccio leggi tutto, e basta che lo guardo e mi arrivano in continuazione. Cioè guarda, adesso io apro a caso, più o meno è quello, infatti adesso non mi compare più, eccolo qua. Poi leggi sotto, ho speso 1.000 euro con questi ladri di merda. E solo perché ha detto ladri viene denunciato per diffamazione e ne spende altri 2.000. Non esiste il perdente, cioè sui social non c'è uno che dice che cazzo ho perso, solo io, sono l'unico pirla che dico tutte le mie sconfitte, perché penso che sia terapeutico anche per chi non ce la fa. Cioè io potrei stare qui a elencarvi tutte le mie vittorie, no? Ma non lo faccio perché non... No, non perché non ne abbia. Ok, perché non voglio, capito, dare quest'idea che poi la gente si deprime vedendo me che sono un campione e vinco tutto. E quindi dico solo le sconfitte. Per chi viene dal primo canale sa di cosa parlo, ho raggiunto un livello di disillusione totale. Infatti, quei contatti che poi si sono fatti risentire, io gli ho risposto così. Gli ho risposto, sì sì, va bene, quando vuoi, manda pure. Domani ti mando le cose. Sono qui che aspetto, sapendo già che questi non avrebbero mai più scritto niente. Infatti così è stato. E poi soprattutto, quando vedo una potenziale occasione, io quasi me ne allontano, perché non voglio più neanche sperare, perché sperandoci ci soffro. Ed è per questo che ai concorsi per esempio non voglio più studiare, perché poi ci spero troppo e finisce che non li passo e dico ci ho pure creduto. Se dovessi descrivere con una linea il tuo andamento del problema del doc, sarebbe in discesa, salita oppure stazionaria? Bella questa domanda. Io ho più controllo del doc scaramantico, nel senso che ho capito come funziona, che è già una cosa. Però tendenzialmente è stazionario. È stazionario. Me ne vengono un po' meno, faccio meno cose, ma perché me ne vengono meno? Ed è lì che arrivo al punto finale. Me ne vengono meno perché mi sta fregando sempre meno delle cose che mi capitano. Cioè, io non spero più come prima negli esiti. Prima ci speravo e speravo che andasse bene. Qualunque cosa speravo. No, speravo che vada bene quello, che vada bene quell'altro.
Adesso col fatto che disillusione è anche rassegnazione, col fatto che sono rassegnato, cioè so già che tanto andrà male, che tanto qualcosa a rovinare tutto, perché anche il discorso di rovinare è diverso, cioè sta andando tutto bene, c'è qualcosa che arriva lì e rovina tutto. E quindi questa forma di disillusione può sembrare strano, ma può fare solo bene, perché essendo disilluso crederò sempre meno nella speranza degli esiti e andrò verso una totale accettazione di qualunque cosa succeda. Che ne so, una tipa ti parla un giorno, finita lì, cioè il giorno dopo, non è che adesso perché ti ha parlato una volta siete amici, ok? Hai mai baciato un'attrice mentre eri nel backstage di un film di Tom Cruise per fare la controfigura? Se sì, com'era? Ma com'era chi? Devo dire che Tom Cruise no. Cioè, mi è capitato su un altro set, non su quello di Tom Cruise. Mi è capitato su un film di Brad Pitt e devo dire che è sempre... Cioè, io ho fatto la controfigura di Brad Pitt. È stato un po' difficile essere come lui, devo dire che... è sempre più figo, cioè più passano gli anni più figo. E poi anche di George Clooney, ed è sempre successo che c'era un'altra attrice. George Clooney però non mi ha convinto così tanto. Infatti a un certo punto ho detto io basta, non la faccio più la controfigura di lui perché non mi rispecchia. E sono più sereno, cioè la cosa bella è che non avendo niente in ballo tu non puoi perdere. Cioè se non scendi in campo non puoi perdere, quindi se sei disilluso tu non credi più cioè non ti stai giocando più nulla. Parti già sconfitto. Bellissimo. Cioè parti già sereno. Quindi può essere solo un di più. Ti va malissimo. La gente dice, micchia, ma hai visto che roba quanto hai perso? No? Non ti dice quanto hai perso, però. Ma ti rendi conto, tipo, i concorsi? Ma com'è che non te ne va una giusta? E io, perché così? Così, cioè, non te frega più un cazzo. Non penso ci sia nessuno che io conosca, almeno, che abbia perso così tanto come ho perso io. Ma in modo così brutto, no? E quindi a un certo punto diventi una parodia di te stesso, cioè te la ridi. A volte ti fai delle idee su delle persone, loro ti valutano magari, e tu ti senti estremamente non adatto per queste persone qua, poi scopri che sono delle mezze seghe. Boh. Ecco, poi l'obiettivo alla fine della mia vita non è essere felice, ma essere sereno, tranquillo. Non pienamente soddisfatto, ma tranquillo, piuttosto che essere soddisfatto e felice, ma con mille ansie addosso. Ed è la cosa a cui penso subito è la fama. Io non so più cosa voglio, perché non c'è spazio. Cioè, nel senso, è inutile che desidero, che provo ad ambire a qualcosa, perché tanto succede, cioè le cose vanno come devono andare. Quindi a un certo punto mi ritrovo a non sapere cosa voglio, cioè non sapere l'obiettivo. Ma cosa voglio davvero? Cioè, infatti io, quando ho fatto il test scritto di questo concorso qua che non ho passato, quando aspettavo l'esito, io non ho applicato nessun doc e dovevo farlo per compito. Non l'ho applicato perché ho detto, ma io cosa voglio davvero? Cioè, voglio passarlo o non passarlo? Non lo so. E quindi non sono riuscito a trovare un doc da praticare, capite? Ti è mai capitato che quando eri a caccia nella steppa un messicano morente ti ha chiesto dell'acqua e poi sei finito nei casini come in Non è un paese per vecchi? Se sì, com'era? Se sì, com'era, è proprio una costante. Non conosco il film, però sempre diffidato dai messicani. Cioè tu gli dai una mano, loro si prendono il braccio e se lo prendono fisicamente e te rimani senza braccio, quindi no, appunto, ho anche diffidato da quei luoghi, cioè è stato lontano. A caccia sono andato in altri luoghi, non lì. Continua così, cioè le prossime live, se ci saranno, fammi ste domande, se fanno scassare altri video. Ma sai cosa? Io c'ho una nota del telefono piena di idee di video, ma non ne faccio mai, perché non ho mai voglia di farli, proprio farli bene, cioè di mettermi lì, perché a volte proprio non ho, tipo sta live qua dovevo farla qualche giorno fa, l'avevo anche programmata, non l'ho più fatta perché non avevo più voglia, non ero in vena, non avevo lo stimolo giusto. E questo è un periodo in cui non riesco a fare troppi video, quindi piuttosto prendo ste clip di questa live che oggi me la sentivo e facciamo così. Questo è tutto, grazie di avermi fatto compagnia, ci si vede prossimamente.